Tracce e percorsi creativi, queste sono un po' le idee che noi vogliamo dare su questo concorso, progetto, chiamiamolo soprattutto premio, innanzitutto, e voi troverete poi, se vi collegate in realtà, delle pillole che noi pubblicheremo sui nostri siti. Che in qualche modo vi danno, che non vogliono essere esaustive, niente di tutto quello che, di tutti i premi che Lira, Maineri, Fila, Giotto producono, vogliono essere esaustivi. Semplicemente vogliamo dare dei percorsi, spesso, con un'attenzione particolare alla creatività, però vogliono essere dei percorsi per invitare i ragazzi a mettersi in gioco, a lavorare anche spesso insieme e poi a inviare i loro lavori per poter avere questi premi. Quindi se ci seguite sui nostri siti troverete nei prossimi mesi degli spunti proprio legati a questi temi, sia al tema della pittura che al tema dell'architettura. E tra questi troverete anche dei piccoli spunti che sono, come dire, no, non li abbiamo chiamati decalogo, ma cataloghi, perché in qualche modo vogliamo per punti darvi quelle che sono le scalette per poter procedere sul tema della creatività. Quindi, per esempio, invitiamo i ragazzi a fare una grandissima ricerca, ma poi soprattutto anche può essere fatta in internet, nella propria città o in un museo locale, oppure in un'opera, ricordando un'opera che hanno già visto, che li ha colpiti particolarmente, o attraverso i libri, che sono uno strumento assolutamente fondamentale, anche libri d'arte, e poi di individuare il soggetto. E a quel punto, individuato il soggetto, fotografarlo, analizzarlo, guardarlo, schizzarlo, cercare di capire che cosa, cioè qual è il percorso creativo, emotivo, intuitivo che l'artista, l'architetto ha, come dire, sviluppato su quel progetto. Perché in realtà anche le tecniche del passato ci spiegano che ridisegnare un'opera, ridisegnare una scultura o andare ad analizzare perché un edificio è stato costruito lì e perché è stato progettato in quel modo, con quella forma, è importante per capire quali sono i meccanismi, no? E quindi per andare a rielaborarlo con molta più leggerezza e con molta più tranquillità. Poi diamo anche dei trucchi, ad esempio. Conoscere il perché una cosa nasce, saperne la storia, no? Capirne il pensiero e poi ancora altra ispirazione, perché il passato ci permette in qualche modo, la conoscenza ci aiuta a, come dire, aprire, no? La nostra visione anche di tanti piccoli elementi. Direi un altro degli elementi fondamentali è farsi delle domande. Più domande si fanno, più si è curiosi su una cosa e più si cerca di arrivare a scoprire e ad andare in profondità. E in architettura, oltretutto, credo che perché un architetto capisca benissimo quello che sto per dire, diventa anche importante schizzare, no? Come ha fatto un po' Bellini, che ci ha regalato questi schizzi preliminari, no? Che sono sempre andati addirittura in internet, mettete sketches, perché così li chiamano gli architetti, no? Che ormai parlano tutti in inglese, però andatevi a vedere questi sketches, architectural sketches, dove trovate proprio gli schizzi iniziali, il pensiero, come dire, pulito, semplice, il primo pensiero che poi viene realizzato attraverso i grandi programmi come AutoCAD, Illustrator, Photoshop, e tutto quello che siete in grado di usare. L'idea che prende forma, È insomma. l'idea che prende forma. Ecco, io mi fermo un attimo su questo elemento perché ieri
Ho sentito un insegnante, no? Perché poi noi ci teniamo ad avere un contatto diretto che facciamo anche privatamente, anche via internet e anche attraverso delle mail, cercando di rispondere a quelle che sono tutte le domande degli insegnanti. Perché ci piace l'idea che partecipino e che diano e che aiutino i ragazzi a dare il meglio di sé, no? E lui faceva questa domanda dicendo: ma perché sul bando del concorso, ad esempio, mettete il fatto che cioè, evidenziate il tema della manualità? Perché è importante? Perché in termini progettuali è fondamentale, cioè è importante saper utilizzare quelli che sono tutti gli strumenti, no, che il computer ci dà e tutti i mezzi che servono poi per andare a progettare nello specifico o la tecnica, oppure il disegno, oppure l'elemento architettonico, no? Però è ancora più importante l'idea, perché è l'idea che fa la differenza. E quindi l'idea spesso nasce da questa grande manualità, no? Come anche nella pittura, cioè sono molti gli schizzi. Se andiamo a guardare i pittori, no, a livello storico, ci rendiamo conto che molti sono gli schizzi, le prove che vengono fatte prima di un dipinto. Questo è in tutta la storia dell'arte, nella storia dell'architettura. Quindi l'invito che diamo noi ai ragazzi e agli insegnanti, seguiteli sulla manualità, perché è importante che prendano le misure, che prendano, no, soprattutto che imparino prima di tutto a progettare e a pensare. Poi tutto l'elemento invece di realizzazione è successivo. Quindi, cosa conta in un progetto di refresh? Che l'idea sia supportata dalla progettazione e che la tecnica stessa si sposi con l'idea. Quindi ci piace che ci sia un novello Andy Warhol che un giorno decida, che ne so, di rifare ad esempio la Gioconda, no? Magari non con i baffi come l'ha fatta Duchamp, ma che abbia voglia di giocare un po', di dissacrare, di, no, trasformare una nuova Gioconda che magari assomiglia più a una top model, che non ha questi volti così angelici, no? E forse anche molto distanti da quello che è un'iconografia contemporanea.